Se noi oggi possiamo visitare questo museo, il contenuto, questo importante museo del Senedese, è merito solo o quasi esclusivamente di Francesco Troyer, un personaggio seravallese, nato nel 1863, morto nel 1936, che dedicò tutta la vita, dopo la laurea in ingegneria, per la raccolta di libri, opuscoli, materiale vario, archeologico, mobili, quadri, per poi istituire un museo. Quest'uomo, provvisto di una ricchezza e quindi di ricchezze familiari, già da subito dopo la laurea, come ho detto, si dedicò alla raccolta di questo materiale, ereditando in parte una collezione del Graziani di Ceneda. Lo raccolse per quasi 50 anni, naturalmente lui non vide l'inaugurazione del museo che avvenne nel 1938, 2 anni dopo la sua morte. Ma nei 50 anni di attività di raccolta, quello che è importante è che durante la Prima Guerra Mondiale, rimanendo a Vittorio Veneto durante l'occupazione, poté salvare tutta la sua raccolta, che altrimenti sarebbe andata dispersa, come tante altre raccolte del territorio occupato dopo Caporetto dalle truppe austro-ungariche. Nonostante ciò, però, venne anche incriminato dopo la guerra e poi naturalmente assolto per appropriazione indebita e per omicidio. E nonostante questa protervia nel volerlo prima arrestare e poi anche assolvere, condannare ma anche assolvere, lui continuò anche dopo a raccogliere fino all'ultimo giorno di vita e lasciò anche per testamento gran parte dei suoi averi, per il completamento di questa istituzione. La chiamò Museo del Senedese perché intendeva raccogliere materiali che riguardavano l'antico territorio del Senedese, cioè quel territorio compreso tra Piave e Livenza, che costituisce ancora oggi una identità storica, un patrimonio, insomma, della sinistra Piave, inconfondibile, che si può riassumere attraverso l'antico Ducato di Ceneda e quindi della diocesi di Ceneda, oggi di Vittorio Veneto.